Quando ho una fame da lupi e poco tempo, mi preparo una delle mie paste facili e veloci. Ve ne propongo tre versioni per soddisfare tutti i gusti oppure per organizzare al meglio il menù della settimana. Per le linguine in tre versioni ci serviranno 500 g di linguine. Per la versione al pesto di rucola, 75 g di rucola e 15 g di pinoli. Uno spicchio d'aglio, 50 ml di olio d'oliva e 2 cucchiai di formaggio grattugiato. Per la versione tonno e olive, 30 g di olive, 100 g di tonno e mezza cipolla. Per la versione panna e limone, 125 ml di panna fresca e 30 g di burro. Un limone non trattato, prezzemolo. Partiamo col pesto di rucola. Partiamo mettendo tutto nel tritatutto. Mezzo spicchio d'aglio o uno piccolino. I pinoli. Metà dell'olio. E iniziamo a frullare. Poi aggiungiamo il formaggio grattugiato e il resto dell'olio. E il pesto di rucola è pronto. Lo faccio spesso perché è il condimento preferito di Marco e così lo accontento davvero in 5 minuti. Questo che si prepara freddo lo metto da parte per quando la pasta è pronta. L'acqua bolle, butto la pasta e poi faccio l'altro sugo. Per preparare la pasta tonno e olive faccio soffriggere la cipolla in padella. Trito la cipolla direttamente in pentola. Mentre la cipolla soffrigge, metto dentro anche le olive. Le taglio a metà. Questa invece è la mia versione di pasta preferita. La faccio sempre con le olive verdi, però se volete vanno bene anche le olive nere, ma io preferisco quelle verdi. Invece che con le olive, provatele con i pomodori secchi. Faccio cuocere un minutino anche le olive e poi aggiungo il tonno. E anche questo sugo è pronto. Ogni tanto ricordiamoci di dare una girata alla pasta. Metto il tonno e faccio cuocere giusto un minuto. E anche questo è fatto. Alla pasta mancano 5 minuti, giusto il tempo di fare il sugo, panna e limone. Facciamo sciogliere il burro e grattugiamo subito la buccia di limone. Questo sugo è il più delicato, di solito accontenta un po' tutti. Faccio rosolare qualche secondo, poi spengo subito la fiamma e aggiungo la panna. Adesso i tre sughi sono pronti, saliamoli, un pizzico qua, qua poco perché è già salato, e un pizzichetto sul pesto di rucola. Adesso scoliamo la pasta, faccio ad occhio circa 2 porzioni per tipo di sugo. Secondo me già la faccio, essere precisa, però ci provo. Al massimo qualcuno mangerà più pasta e qualcuno meno. Ragazzi, manco al ristorante tutta sta scelta. Riaggiusto le dosi perché ce n'ho ancora un po'. Questa è venuta un po' scherzina. No, meglio di no. Marco che deve sta dieta, meglio poca pasta. La metto su questa al limone, che almeno la assaggiano tutti. Adesso queste due le ripasso un attimo in padella. Questa gli do una mescolata perché sennò mi si attacca. Passiamole in padella, un minutino ciascuna, prima di impiattarle. E ora passiamo all'impiattamento.
sì, abbondiamo. Crepi l'avarizia, si dice da noi. Questa è un po' pallidina. Mettiamoci un tocco di colore, un po' di prezzemolo tritato. Se le volete più profumate, mettete un po' di salvia. È proprio vero, la pasta accontenta sempre tutti. Io assaggio la mia preferita. Le ho fatte in casa per voi. Per preparare il tris di primi iniziamo portando una pentola sul fuoco con dell'acqua. Partiamo dal pesto di rucola. In un mixer mettiamo la rucola, mezzo spicchio d'aglio, i pinoli, l'olio e frulliamo. Aggiungiamo il formaggio grattugiato e il resto dell'olio e continuiamo a frullare. Il primo sugo è pronto. Quando l'acqua arriva a temperatura buttiamo la pasta e passiamo al secondo. Tritiamo una cipolla direttamente in padella e facciamo soffriggere. Aggiungiamo le olive tritate, il tonno e lasciamo cuocere per circa un minuto. Anche il secondo sugo è pronto, passiamo all'ultimo. In una padella facciamo sciogliere il burro e aggiungiamo subito la buccia di limone grattugiata. Facciamo rosolare per qualche secondo e poi aggiungiamo la panna. I sughi sono pronti, saliamo e scoliamo la pasta. Ripassiamo in padella gli ultimi due sughi prima di impiattare. Alle linguine con panna e limone aggiungiamo un pizzico di prezzemolo per insaporire.